Cari amici, siamo a Villa Olmo per una bellissima mostra, Something Else, una mostra che racchiude qualcosa di magico, cioè l'arte, la voglia di creare con la fantasia, con i sogni, ma soprattutto con la voglia di parlare di prevenzione, prevenzione di una malattia che ci fa tanto paura, che è il cancro, ma a volte anche nei momenti più bui si vede una luce che risplende. Adesso vediamolo insieme grazie ai ragazzi del liceo artistico Carcano in partnership con il comune di Como e la provincia. Perciò mi raccomando, rimanete con noi in questa bellissima puntata d'arte. Siamo in compagnia del dottor Alberto Vannelli. Dottore, lei è l'artefice di questa meravigliosa mostra. Dico meravigliosa perché ho visto un entusiasmo, una gioia in questi ragazzi, un trasporto vero e proprio. Sì, sono contento perché effettivamente ha funzionato. La nostra idea era quella di provare a coniugare un nuovo modello di fare prevenzione in ambito oncologico che partisse dal basso, quindi che coinvolgesse il mondo giovanile, che naturalmente non è il destinatario della malattia oncologica, però è proprio per come si comportano i ragazzi che poi da adulti si sviluppano eventi come il tumore. Parlare ai giovani è complicato e parlare anche agli adulti è complicato. Allora la mia idea è stata quella di coinvolgere le istituzioni, per cui da una parte la scuola con un PCTO, queste non sono opere d'arte, è un progetto scolastico, e il liceo Paolo Carcano con Vigliotti ed Angela che hanno reso disponibile come parte docenti questo progetto, e dall'altra parte un'altra istituzione, il comune, in questo caso con l'assessorato alle politiche educative nella figura di Alessandra Bonduri. Io ho fatto da trade union, non ho fatto niente di più. Il progetto però è riuscito perché l'idea di questo messaggio della prevenzione che parte da un principio, che è quello del realizzare una coscienza oncologica con una progettualità, secondo me può essere un'alternativa per il futuro. L'esperienza pandemica ci ha insegnato che questi modelli sanitari ai quali siamo abituati hanno subito una modifica e noi dobbiamo reinterpretare il modello sanitario. Non possiamo permettere di perdere quello che è il nostro futuro. E dato che il futuro è dei giovani, la mia idea è stata quella di lasciare a loro una chiave di lettura e un nuovo linguaggio per trasmettere un messaggio di prevenzione. Allora, Alessandro Fermi, volevo chiederle qualcosa di particolare su questa mostra. Una mostra per la prevenzione nella una malattia terribile che è il cancro, no? Però vista sotto un altro aspetto, l'aspetto della bellezza all'interno magari anche di qualcosa di meno bello. Tra l'altro, se non sbaglio, lei aveva un papà medico, perciò mastica questo, diciamo, difficoltà nella malattia. Ma guardi, quello che si diceva è assolutamente vero, tant'è che c'è una grande curiosità, deve incuriosire molto questa mostra. Di prima notizia di ritrovarsi, insomma, dopo un anno e mezzo a poter inaugurare una mostra a Villa Olmo, già mi sembra una notizia bella questa. E poi veramente questi ragazzi, insomma, che hanno cercato di mettere insieme una delle parti, come dire, più complicate, più brutte, più crude, di una delle malattie più brutte, più crude come è il tumore, col tema della bellezza. E veramente riuscire a pensare di unire questi due ambiti è qualcosa che incuriosisce, tant'è che sono molto curioso di vedere queste opere dei ragazzi fatte, ricordiamolo, dal liceo artistico Carcano. Siamo in compagnia di questa bella signora che è Alessandra Bonduri, che è qui per un motivo particolare. Perché il tema della bellezza, al di là degli stereotipi, è un tema fondamentale, perché siamo veramente bersagliati anche dai social network che ci danno sempre questo ideale di perfezione. Ecco, secondo me la bellezza vera va al di là della perfezione, la bellezza è armonia, e l'armonia la si può anche trovare nella malattia. Ovviamente con tutte le difficoltà, ma bisogna anche saper accettarsi. È un processo difficilissimo, certo. Però è qualcosa di importante, e i giovani sono stati veramente i protagonisti perché loro hanno realizzato le opere. Questo io ci tengo veramente a farlo sapere e dare l'importanza. Sono stati coloro che hanno realizzato le opere, saranno i destinatari del messaggio e saranno coloro che riusciranno anche a portare nelle famiglie il tema della bellezza, di una bellezza diversa, ma pur sempre bellezza.
Ci vuole raccontare un po' così come nasce questa mostra e soprattutto l'entusiasmo che noi vediamo nei ragazzi, perché sono ragazzi veramente pieni di fantasia, di voglia di creare, di dare messaggi anche. Sì, infatti, teniamo conto tra l'altro che sono ragazzi dei primi 3 anni del liceo artistico, perché il nostro liceo è partito 3 anni fa. Quindi ancora con un'esperienza limitata in campo artistico, hanno affrontato una tematica difficile con linguaggi contemporanei, quindi molto complicati e complessi. Il progetto da parte nostra nasce dopo proposta del dottor Vannelli e dell'associazione Erone, dalla collaborazione che ho messo in atto con il mio collega di filosofia, Tony D'Angela, attraverso il lavoro di co-teaching, in prima, in seconda e in terza, lui è anche docente di filosofia al terzo anno, e abbiamo portato all'inizio i ragazzi a conoscere meglio i linguaggi dell'arte contemporanea e successivamente abbiamo proposto loro questo progetto e i ragazzi hanno fatto le loro proposte. Quindi tutti i lavori che ci sono in mostra nascono da progetti dei ragazzi. Ed eccoci qui con questi ragazzi della prima liceo artistico della Carcano. Abbiamo Nicolas, abbiamo Amalia, abbiamo Valeria e abbiamo Marco, che è la persona che ci introdurrà in questa vostra bellissima opera, perché l'avete fatta tutti voi, giusto? Bene. Allora, abbiamo appunto puntato su un impatto visivo. Il significato dell'opera è alquanto soggettivo e l'abbiamo sottolineato anche esponendo questa poesia. Siamo partiti appunto dallo specchio. Dallo specchio. E in mente abbiamo già il significato, cioè qualcosa che riguardasse se stessi, i sogni. Certo. E l'abbiamo appunto rappresentato in questo modo unendo tutti questi valori. Cioè l'acchiappasogni che è qualcosa di tribale, no? Esattamente, rappresenta le proprie ambizioni. Certo. Lo specchio, frammentato in questo caso, se stessi. Questo meccanismo centrale? Rappresenta invece lo scorrere del tempo. Certo, perciò in realtà noi stessi, facendo scorrere il tempo, cerchiamo di realizzare i nostri sogni, è questa un po' la sintesi? È molto soggettiva per questo motivo. Chiaramente ognuno di noi ha sogni diversi, no? Sì. Però la realizzazione è quella che unisce tutti noi nello scopo della nostra vita, immagino. Esatto, una sorta di quadro completo. Soprattutto per dei ragazzi giovani come voi, quanto è importante realizzare i propri sogni? Estremamente. Ed eccoci con 3 bellissime ragazze. Partiamo da Emma, poi abbiamo Caterina e poi abbiamo Rim. Rim ci farà un po' da cicerone per quanto riguarda questa bellissima opera fatta con delle carte, creata proprio da loro. Allora, abbiamo realizzato questa opera pensando in quel periodo dove le donne venivano molto oppresse dagli uomini. Questa opera rappresenta un corsetto che in quel periodo andava molto per far vedere che la donna deve essere perfetta. Certo, perché la vita doveva essere molto esile, al punto da non farci più respirare, giusto? Esatto. E dove c'è la cappa, che è la cappa di King, rappresenta l'oppressione dell'uomo. Noi vorremmo che la donna venisse vista normalmente anche se si veste in un determinato modo oppure non per forza deve rispettare gli standard di bellezza di questo periodo, della moda e tutto il resto. È un messaggio importante, no, per tutte le ragazze, in un momento in cui tutto sommato la libertà ci viene un po' privata, forse questo è un grido di speranza per far sì che insomma le donne vengano rispettate. Esatto. Sappiamo perfettamente i casi di femminicidio, no? Esatto. Perciò voi state un po' urlando, gridando la vostra voglia di essere rispettate, giusto? Sì. Beh, io trovo che sia un pensiero molto, molto bello e molto importante, soprattutto se arriva da 3 ragazze belle e giovani come voi. La ringrazio. Complimenti. Ora conosciamo Carmen e Irene e Ofelia. Ofelia ci spiegherà come nasce quest'idea, certo, delle loro 2 installazioni.
Allora, noi abbiamo voluto riportare qui e rappresentare attraverso le nostre sculture i due possibili percorsi che può compiere una persona che affronta la malattia. Al centro del tempietto abbiamo una scultura che rappresenta coloro che ce l'hanno fatta, che sono riusciti con le proprie forze a ritrovare la propria forma. E la testa della scultura è una cornice perché volevamo rappresentasse l'ingresso verso qualcosa di nuovo, una nuova realtà. Mentre la prima delle opere che le persone che verranno si troveranno di fronte rappresenta invece coloro che non ce l'hanno fatta e che, diciamo, hanno messo le ali. E difatti in questi due giorni noi costruiremo le ali a quest'opera per aiutarla ad andarsene. Beh, devo dire che è una visione molto poetica, ma grazie. Secondo te che tipo di consiglio daresti a una persona che sta vivendo un momento buio, un momento difficile? Che spesso farci da gabbia siamo noi stessi e ciò che pensiamo influisce davvero tanto su ciò che potremmo essere. Quindi di continuare a vivere a pieno e cercare di stare bene, affrontare, trovare il coraggio. E soprattutto, se non si riesce a trovare il coraggio da soli, ammettere di avere paura e chiedere a qualcun altro, perché le persone che abbiamo intorno ci servono. Ecco, sono essenziali. In una ragazza giovane e bella come te, qual è la paura? Cos'è la paura? Io penso che la cosa che faccia più impressione, che poi è quella che noi abbiamo portato, è il corpo sgraziato. Questa malattia non solo ti cambia dentro, ma anche fuori. Sì, e quindi questa potrebbe essere la cosa che fa più paura, perché la nostra pelle è il tramite con il mondo esterno. Sì. Voi siete delle alunne del liceo artistico. Sì. Come aiuta l'arte a vivere? In tanti modi, perché non sempre servono parole per comunicare qualcosa e le immagini sono molto dirette e la storia ci insegna che da sempre sono comprensibili da tutti. Riescono a raggiungere il cuore in modo più diretto, ecco. Cari amici, da Villa Olmo è tutto. Abbiamo visto questi ragazzi con tanta fantasia, tanta voglia di fare e tanti sogni da realizzare. Credo che l'augurio più bello sia quello di realizzarli tutti insieme e per voi una buona continuazione. Ciao a tutti!